Buongiorno, amore mio! Buongiorno! Ma dove sei? Ma sei tu che Vanessa? Dormo! Sei addormentata, Vanessina! Siamo andando in montagna. Stiamo ma non stiamo andando da soli, stiamo andando anche con i nostri amici. Stiamo andando con i nostri amici a fare 4 giorni in montagna a Courmayeur. Sì! Voi l'avete già visto il video dell'anno scorso in montagna? E noi andiamo di nuovo là. Esatto. La stanza non è uguale. No, voi la vedete. Perché non è uguale l'hotel, è in un altro hotel. Sì. Un nuovissimo hotel dove ci sono anche le piscine all'aperto. Poi faremo vedere tutto, amore, sì. Va bene? Mamma, dimmi. Fai vedere ai nostri fan le tue unghie che ti hanno fatto. Ah sì? Fatemi vedere. Va bene, tra poco glieli farò vedere. Sì. Quindi, amore, se ti vuoi riposare un pochino ti riposi. Vanessa lo sta già facendo perché è molto stanca. E ci vediamo tra pochino. E poi ciao. Facciamo vedere l'hotel e la nostra stanza. Sei curiosa? E poi facciamo vedere che quando facciamo colazione anche. Ma certo. Chissà mamma cosa si mangerà stasera. Non lo so, sarà una magari super sorpresa. Sì. E domani è festa, è Capodanno e ci divertiamo tantissimo. Mamma, l'avevamo fatto il video a Rimini? Certo. Ah, ve lo ricordate? È tipo come lì, che dice la stanza è tipo come libero mare. Esatto, e poi scende le scale e si mangia, allora è identico. Esatto, amore, è identico. Anche allora il brioche, io non vedo l'ora di mangiare la brioche. Anch'io, amore. Vi ricordate, ragazzi, che lì mi c'era la nutellina piccolina barattolino? Sì, chissà se c'è anche qua. È vero. Lo scopriremo tra pochissimo, sì. Vero, amore? Sì. Sei perché curiosa, adesso sei contenta, amore? Sì, perché adesso siamo appena entrati in macchina. E sì, manca un'ora e mezza e siamo arrivati, va bene? Sì. Buon viaggio, tesoro. A few moments later. Amore, siamo ufficialmente in Val d'Aosta. Siamo uscite dal Piemonte e siamo in Val d'Aosta. Buongiorno, Vanessina. Se vuoi riposa ancora un po' perché manca ancora un pochino. E poi siamo arrivati. Mi sa che oggi io e te facciamo un riposino, Ani? Sì, adesso appena arriviamo facciamo super colazione, ci diamo un po' di energia. Ho bevuto giusto un caffè. Troppo flashata? Troppo flashata, Vanessina? Ani, non dormire, Guarda che siamo arrivati. Dormiamo. Facciamo un riposino dopo. Ben arrivate, buona colazione. Questa torta mi sembra buonissima, vero? Ne ho assaggiato, ne ho rubato un pezzettino della Stasia. Siete contente? Tantissimo. Tantissimo, Jenny? Tantissimo. Bene, brava Jenny che ha mangiato tutto lo yogurt. E io aspetto il latte schiumato. Il latte schiumato per anch'io. Tutti, per tutti, per tutti. Allora ragazze, non abbiamo ancora la nostra camera, quindi abbiamo deciso di andare a fare un aperitivo, Che vedo che voi state già assaporando. Com'è il salame? Buono? Ani? Sì. Tra pochi minuti ci consegnano la camera e poi andiamo a pranzo. Guardate un po' che meraviglia. Ma non solo, ma guardate un po' che spettacolo. Guardate. Sì. Guardate che bello. Vi piace la montagna? A noi tantissimo. Guardate il tavolino. One hour later. Bimbe, finalmente nella nostra stanza. Abbiamo appena portato tutte le valigie, adesso le mettiamo in ordine. La facciamo vedere, Ani? Sì, la portata sì. Sopra. Ci siamo accorte che qua sopra c'è un sobbalco tutto buio. Oddio, bellissimo. Ma non può essere di un'altra stanza? Non lo so, secondo me no. Perché? Allora, mi dicevano che c'erano delle stanze con sobbalco, ma la nostra è una camera. Allora, facciamo vedere com'è caratterizzata la nostra stanza. Vabbè. Praticamente noi abbiamo una camera qui e poi c'è un bagno e qua c'è un'altra camera che se si chiude, insomma, si separa dalla nostra, vero Vane? Fammi vedere, cosa hai scoperto? Però è chiuso, non si può, no, qua c'è un armadio, non lo so, fa niente. Certo, amore. Allora, quindi, com'è Anastasia? Mi fai vedere tu un po' questa stanza? Sì. È anche la tua? Questa è la nostra stanza, mia e di papà. Dove abbiamo questo letto, magari questi le scale lupi. Sono qua dietro, magari. Non lo so. Poi facciamo vedere anche a papà. Adesso, com'è che si accendeva la luce sui lupi? Così. Eccola! Quindi abbiamo questi due luponi che si illuminano bellissimi. Mi fai vedere la tua camera? Qui abbiamo invece la camera di Vanessa e Anastasia. Vanessa si è già coperta, stracoperta. Come mai? Hai sonno? Sì?
e dormi. E qui abbiamo invece la vostra camera. Cosa c'è qua che noi non abbiamo dentro questo armadio, Anastasia? Il frigorifero. Il frigo bar. C'è il frigo bar con dentro della Coca-Cola, della birra e dell'acqua, ma noi di acqua ne abbiamo portata tantissima. Adesso ragazze, dobbiamo mettere in ordine tutti i vestiti negli armadi. Poi ci facciamo una bellissima doccia. Sapete cosa facciamo stasera alle 6? Sì. Che cosa, dillo? Andiamo a bere un aperitivo insieme a che cosa? Agli animali. Sì. Poi domani è Capodanno, ragazzi. Che si fa? 10, 9, bravo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Auguri. Proprio così. Al ristorante, ovviamente. Ok, allora ci vediamo dopo all'aperitivo insieme agli animali, va bene? Fatemi vedere come siete vestite per questa sera. Siete bellissime. Allora, andate da Giulia e Jennifer mentre io finisco di lavarmi e prepararmi e ci vediamo dopo quelle super aperitivo. Quelle che vi ho detto in macchina. Mamma, però ve l'ho detto in macchina che te faccio vedere le unghie. Le mie, è vero, hai ragione. Ragazzi, guardate che unghie tema e anche Capodanno con i brillantini, vi piacciono? Scrivete nei commenti se vi piacciono le unghie di nostra mamma. Brava. Ci vediamo dopo. Oh, è arrivato il primo animaletto, Ani. Aspetta che non lo vedo. Che bellino. È dolcissimo. Sì, a lui piace un sacco. Le coccole, sì, ma che belli che metti... sono. Così. Vero, Vane? Tu lo volevi con il biglietto, invece abbiamo preso il gatto. Che bello! Anch'io. Ciao. Il nostro Peppuzzo. Amore, com'è non Peppo? Umido, è cose... tenero, bel è dolce. Un po' di armamenti. Guardate, amore. È bello. E dorme davanti al divano nel lettino con la nostra Goya. Vabbè, maialino. Ciao. Questo è un cinghiale? No, il maiale vietnamita. Vietnamita. Però un anno e mezzo, già adulta. Ma dai. Direi che dovrebbe essere... Adesso la teniamo a stecchetto e rimane così. Ha raggiunto la sua dimensione. Ma dai, sì. Ma che bello. È Maremma. Di nome maiala, di cognome impestata di soprannome ogni tanto. E lì ce n'è un'altra. Bimbe? Siamo arrivati in camera, prima notte in hotel, siete stanche? Stamattina ci siamo svegliati prestissimo e io sono veramente stanca. Vi sta piacendo la vacanza? Sì. Siete contente? Allora, domani è il 31 dicembre, quindi sarà il giorno di Capodanno. Sì. E dove andiamo domani mattina, Anastasia? Al Fun Park. Al Fun Park. Fun Park. Fun Park ad Olon, quindi domani ci divertiremo a giocare sulla neve con gli slittini e poi, Vanessa, domani sera si festeggia Capodanno. E poi? E perché non si fa? Un altro giorno? Non lo so, poi vediamo cosa faremo fino al 2, ok? E poi? Ancora poi c'è? Sì, ancora due giorni. E poi basta. Poi basta, si torna a casa da Gasper. Buonanotte, fate le brave, Se volete guardarvi la tele col volume bassissimo. E ci vediamo domani mattina. Tomorrow. Anastasia, dove andiamo? Finalmente a giocare dove? Al Fun Park ad Olon. Finalmente, questa è la giornata più attesa di tutta la vacanza, vero? Sì. Ciao Giulia. Ciao. Ciao Dani. Ciao. Ciao Jenny. Ciao. E ciao Vane. Ciao. Adesso stiamo aspettando di trovare un parcheggio. Cioè, più che noi papà. E poi andiamo su e andiamo a giocare. Avete visto quanta gente sta sciando? Che tu ieri me l'avevi chiesto? È stato bellissimo perché ieri era... ha nevicato tutto il giorno, però era comunque atmosferico anche ieri. Siamo arrivati, Vane. Allora, Vanessa, se volete prendere lo slittino potete prenderlo, però potete andare solo su questa parte qua, dove c'è più neve. Penso due. Però pista piccina, perché non c'è una pista coperta, è una pista libera, ok? E non so dove termina, capito? Bueno, io e te possiamo andare sulla ciambella appena mi riprendo un attimo dalla salita, va bene? Io posso andare con lei. Anche, certo. E vai! Vanessa e Jennifer! Giulia e Anastasia superano Vanessa e Jennifer! E quasi vincono, bravissime! Successo! Ah, Giulia e Anastasia sono rimaste bloccate. Chi ha vinto? Io ho vinto! Brava! Allora ragazze, volete fare un giretto sulle ciambelle che poi andiamo a pranzo? Vi va? Anastasia, vuoi andare sulla ciambella? Sì! Dai, andiamo a prenotarle? Sì!
Tu amore? Vuoi andare? Poi è partita la guerra di palle di neve, fantastico, dove siamo le altre? Ma la bambina numero uno è qui! Ok bimbe, siamo tornate a casa dal fan park di Dolon e adesso vi siete già preparate per la cena di Capodanno. Dove state andando? Da Giulia. Nella loro stanza. Ok, andate, appena arrivi mi mandi un messaggio, mm-hmm. Ci vediamo dopo allora, va bene? Che iniziamo Ciao. Con un aperitivo e una cena. A few moments later. Amore, ma sei tornata tutta boccolosa, fammi vedere, girati. Dai, ma sto è stupenda. Fammi vedere. Questa adesso li fa. Dai. Li sta facendo. La Dani ve le ha fatte? Sì. Ma gli hai detto grazie. Gli hai detto grazie alla sì, Dani? Anche Vanessa adesso li fa. Che bellina che e sei. Pure Jennifer dopo. Ok. Tutti noi bambini siamo boccolosi. Sei stupenda. Sei sicura che vuoi tenere questo, amore? Sì, bello. Ma lo so che è bello, ma non hai caldo? Quanto sei. Ma dai. Sei stupenda. Ma la Dani è bravissima. Ma che macchina ha? Ma come no? Era lungo con un bastoncino e lui e lei mi tira sempre. Bravissima. Sei stupenda. One hour later. I miei boccoli sono più belli. No, i miei sono più belli. Ma sei seria? Ma guardami. Pronto? Ehi. Ma come? Arrivo subito. Cos'è successo? Cos'hai fatto? Ma cosa hai fatto? Ma ti sei spaccata la testa! Anastasia, dove sei? Vieni qua, Anastasia. Anastasia, vieni qui. Cosa ridi? Ti rendi conto che è il 31, mancano poche ore alla festa e si è spaccata la testa? Ma tu vedi che taglio si è fatta? Siamo a Courmayeur, io non so neanche dove è un ospedale, io non conosco nulla qui, non c'è una guardia medica. Come ti sei permessa? Adesso sei in castigo, eh? Ma perché ridi? Cosa c'è da ridere? Che ridete, scusate? Proprio uno scherzo, c'è anche il taglio. Che scherzo è? È sangue finto? Cioè sì. Qui vi hanno dato in dotazione in Nutella il sangue ecco. Finto. Io non mi Ma smettetela, voi siete pazze, mi avete fatto. Ah, quindi è proprio una cavolatina così. Vabbè, allora guardate, visto che mi avete fatto prendere un colpo, io chiudo qua il video con Jennifer. Ah, brava, brava, pensavo fossi un'amica tu invece, Ragazzi, il video è finito. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate il pollicione in su. Ciao. Ciao. Buon anno.